Ciao, sono Efe. Faccio video su YouTube. Qualche mese fa mi sono trasferito a New York City, dove ora condivido un appartamento con il mio Abe. Ho conosciuto un sacco di persone in città, tra cui la mia ragazza Kelsey, i miei amici DK, Brett e tanti altri. Ma nonostante il fascino di questa città, ho ancora delle domande che mi risuonano nella testa. Qual è il mio posto? Chi sono? E che cosa voglio essere? E sono qui per trovare una risposta. Ok, fermi. Devo fare ordine a tutta questa storia. Credo che questa serie abbia bisogno di un narratore. Eccomi qua, perché è cominciata da un minuto e già non si capisce niente. Ma vi prometto che metterò ordine. Ok, partiamo da chi sono. Ciao, sono Efrem. Questo l'abbiamo già detto. Questa avventura non parte da New York City, bensì dalla... Nel 2022 ho concluso il mio daily vlog su una spiaggia in California e ora voglio usare questo momento per cominciare un nuovo daily che durerà un mese su questa spiaggia in Florida. Sarà un mese intenso, un sacco di cose succederanno e voglio raccontarvi un po' di storie e la mia vita qua, cosa sta succedendo, come si stanno evolvendo le cose, ma non sarà senza problemi e non, come sapete vi ho sempre mostrato tutti i lati delle medaglie, non solo la parte bella e divertente del viaggiare, ma anche i problemi, soprattutto legati alla tua sanità mentale che devi andare a elaborare nel corso del tuo viaggio per riuscire a capire effettivamente chi sei e qual è il tuo posto nel mondo. La domanda a cui cerco una risposta è proprio questa. Non so se troverò una risposta, ma voglio dedicare questa parte di vlog a cercare di trovarla. Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, ho fatto 3 giorni al mare. Ok, potete notare come la mia faccia sia abbastanza devastata, nonostante sia alla fine della mia prima vacanza, con 4 giorni senza social e lavoro di puro relax. Che ci crediate o no, sono riuscito a prendermi la febbre nei primi 4 giorni di vacanza dopo 9 anni di lavoro praticamente ininterrotto. 4 giorni, è piuttosto ironico. Comunque sia, col mio corpo tutto rotto, direzione aeroporto. Cos'è questa fascinazione con le cose gigantesche negli aeroporti? Il fenicottero gigante? Dove dopo la security mi sono ordinato una bacinella di riso in bianco e verdure bollite che non sanno di niente. Le ordinate convinto di voler mangiare qualcosa di sano e di buono, ma voglio dire un pizzico di sale. No. Erano terrificanti. È ora di imbarcarsi sull'aereo, fare 2 ore di volo e atterrare a New York City. E quando arrivi all'aeroporto, New York ti accoglie con quella vista incredibile che hai ogni volta arrivando da JFK. Rinasci, almeno io rinasco ogni volta. Insomma, questo è solo un episodio introduttivo per spiegarvi che cosa ho intenzione di fare con questa avventura. Quindi se avete piacere di seguirla con me, attivate le notifiche e ci rivediamo domani. E in tutto questo sto anche lavorando a nuova musica. Ah, e cos'era quella scena iniziale? Ci arriveremo. Abbiate pazienza.